E ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su American Coffee. Spero mi sentiate bene perché in questo momento sono a Toyama Park. Avete visto i miei video precedenti e mi seguite da un po', lo sapete che questa non è la mia prima volta in Giappone e sono stata qua vicino per un po' e vivevo appunto qua, e oggi questo video sarà riguardante a cosa ho comprato con solo 2,50 euro da... Se siete stati in Giappone, se verrete in Giappone, sicuramente conoscerete Don Quixote e questo pinguino. Questo supermercato vende un po' di tutto, ma non solo. Io sapete che sono un po' matta del low cost e vi consiglio Don Quixote, è uno dei migliori supermercati in cui comprare le cose. La borsa piena oggi è costata solo 2,50 euro, 309 yen. Se non ci credete vi faccio vedere lo scontrino che l'ho conservato, eccolo qua, 309 yen in totale. E ora spacchettiamo. Ah! La prima cosa, ta-tan! Coca-Cola alla pesca. So, fatemi rivedere lo scontrino. Questa qua oggi era in offerta, eccola qua, in totale per 48 centesimi, e pensate, sì, questa è Coca-Cola alla pesca, l'ho pagato 48 centesimi più tasse. Avete mai assaggiato la Coca-Cola alla pesca? Non la trovate solo qui, la trovate anche in altre nazioni. In UK c'è di sicuro, perché mi ricordo che l'ho bevuta e avevo assaggiato anche una cosa buonissima. Vi lascio sotto il link del mio viaggio in Inghilterra, che è stato un anno fa. Pensate, sono partita dall'Italia un anno fa ed è un anno che non rientro, quasi a maggio. Yeah! E questa coca è buona, sa proprio di pesche, sapete, le pesche, le caramelle gommose alla pesca, con un retrogusto di Coca-Cola Light, più o meno, dopo che lo sentite molto dopo, ma all'inizio sentite soprattutto. Non è essenzialmente una delle mie bevande preferite, ma era in offerta oggi, quindi era tra le cose che costavano meno e volevo una soda, e quindi questo è quello che ho scelto. Ma continuiamo sui panini. Ah, 50 centesimi, 44 centesimi, e vi lascio i dolci dentro. Vabbè, anche questi sono, era un dolce. Siccome la zona dove vivo io non è tanto confortevole, ho preso queste cose qua. Ad esempio, questo è uno dei miei panini preferiti, lo metto in freezer e lo conservo, che sono solo 50 centesimi, è metà del prezzo che di solito si paga. Si paga oltre di solito 108 yen per questo tipo di panino. E ha dentro la crocchetta, e a me i panini con le crocchette piacciono un sacco. Dentro le crocchette giapponesi sono buonissime. Se volete provare le crocchette dei migliori, dovete andare a Yanaka Ginza, ho un video anche riguardo a quello, quindi andate sotto nella mia playlist e trovate un po' di tutto. So, questo qua lo frizzerò, mentre questo sarà il mio pranzo. Cosa cambia tra i due panini? Questo qua ha una base fritta esterna, mentre questo qua ha una base appunto di panino al latte, come vedete, con sopra un po' di salsina, e sono tutti e due molto molto buoni. Vi consiglio di provare si chiamano Minchikatsu, e sono veramente buonissimi questi tipi di panini, quindi trovateli. Questo è della Yamazaki, che è questa marca qui, vedete, col sole, ed è una marca molto buona, quindi questo è un must. Se venite a fare un picnic nel parco, potete prendervi questi panini e dopo, tra l'altro, ve lo apro. Ah, continuate a seguirmi, lo apriamo insieme. Let's go to the next one. So, questo qua è un ring, si vede che è un ring, adesso lo vedete, al buco dentro, per colazione, tagliato a fette, e questo qua è ripieno di matcha e appunto azuki, ed era 44 centesimi soltanto. Ci mangio per quante volte? 3 volte, 4 volte per colazione. Per tra le cose che mi piacciono di più in Giappone sono i dolci tradizionali, e il mio dolce preferito sono i dango, e in questo caso i miei dolci preferiti sono i Mitarashi Dango, in offerta a 58 centesimi oggi, come vedete. I dango sono delle palline di riso glutinoso, e ho un video tra l'altro su come fare i mochi, che sono stata a un festival, quindi andate sotto nella mia playlist. Oh, quante cose parlo! Sono delle palline di riso glutinoso, e in questo caso i Mitarashi Dango hanno sopra una salsina
salata e dolce allo stesso tempo. Cosa ho notato a tutta la gente che li faccio assaggiare? Non gli piacciono così tanto. Essenzialmente non sono tra i dango che gli stranieri preferiscono, ma invece nel mio caso io ho dei gusti un po' particolari e vi consiglio, i mitarashi dango sono i miei preferiti, oppure i dango con sopra la salsa al sesamo nero. Buonissimo! So, cosa preferiscono in realtà gli stranieri più che i dango? Di solito ho notato che gli piacciono i daifuku, che sono questo dolcettino qui. Più o meno è la stessa identica cosa, perché è riso glutinoso pastellato, e vedete qua, e all'interno c'è, in questo caso c'è un ripieno di fagioli rossi. Sono pesantissimi. E questo qua è costato solo 37 centesimi più tasse. Vi ricordo che in Giappone le tasse vengono pagate a parte e in questo caso non sono state segnate, vengono messe appunto dopo. Vi faccio vedere di tasse. Io oggi in totale, per tutto quello che ho preso, ho pagato solo 22 yen di tasse. Quindi alla fine non è stato tantissimo le tasse che mi sono state aggiunte oggi. Le tasse di solito sono 8 yen in più, ma dipende da cosa comprate, perché ho notato che a volte scendono a 5 o a 4 yen, quindi dipende dalle cose. Siete curiosi di sapere com'è questo dolcetto? Continuate a seguire, perché aprirò anche questo dopo il panino. Allora, apriamolo insieme. Gli dovrò dare un morso, credo. Se vado un po' più indietro mi vedete meglio. Il profumo è buonissimo. Ha un profumo meraviglioso. Ve lo tiro un po' fuori. Guardate quanto grande. È veramente molto molto grande. E adesso gli diamo un morso. Sono riuscita ad arrivare un po' alla cotoletta. Questa cotolettina ha dentro della carne, se siete vegetariani, quindi questo è un no-no, ma nel mio caso non mangio molta carne, ma questo è veramente molto molto buono. Ora lo vedete meglio, è molto semplice, è un panino, la base è fritta, la cotoletta all'interno è fritta e c'è la salsina, quindi questo è tutto semplicissimo, buonissimo. Vi ricordo che questi panini li potete scaldare nel microonde, ma a me piace anche personalmente freddo. Dovrei finire di masticare, vero, prima di parlarvi? In Giappone i gusti delle bibite e i gusti dei panini, i gusti delle cose cambiano molto molto spesso. In questo periodo che sono arrivata c'è una nuova Fanta che è gusto banana e yogurt. Pensavo di fare questa cosa magnifica. Facciamo un video dove vado al convenience store o vado da un supermercato, scelgo alcune bibite che ci sono e voi voterete la bibita che vorrete. Vi piace come cosa? Fatemi sapere sotto se potrebbe essere un video carino e potrebbe interessarvi. Se vi state chiedendo come mai le cose che ho comprato sono in offerta al 50%, quindi era solo 50 centesimi, dovete sapere che le cose in Giappone durano tutte molto poco, le scadenze sono molto più corte delle nostre, anche nelle cose confezionate. Di solito questi panini hanno più o meno massimo 3 giorni di scadenza. In questo caso oggi è il 12 e scadrà domani, che è il 13. E in Giappone cosa fanno? Queste offerte vengono fatte più di una volta al giorno, di solito più o meno 3-4 volte al giorno, vengono controllati i prodotti, vengono risistemati e vengono messi in offerta nel 20%, se non vengono venduti vengono messi in offerta poi del 50%, e questo avviene più di una volta al giorno. C'era un'ape e mi stavo veramente cadendo addosso, ho strapaura. E ancora qui, forse è attratta dalla coca. Ok, è andata. Adesso spacchettiamo il dolcettino, questo qua, e gli diamo un morsettino. Vi faccio vedere appunto com'è dentro. Vi consiglio di provare questi dolci. Ci sono tanti negozi che li fanno appunto anche freschi, sono buonissimi. Ci sono quelli con la fragola dentro che sono veramente meravigliosi. Io tendo a comprare i mochi, perché di solito sono 3 e il prezzo è più o meno uguale. Ok, vi faccio vedere. Allora, vi tiro un po' la pastellina così potete vedere. Ecco, vedete, questo è appunto il riso glutinoso. E vi do un morso adesso. Guardate.
è veramente magnifico dentro. Questo ha la marmellata di fagioli, quella con i pezzettini. Informazione, la differenza tra la marmellata di fagioli con i pezzi si chiama zubu an, mentre la marmellata di fagioli senza si chiama anko. E questa è la differenza tra appunto questi due tipi di marmellate e queste parole. Anko l'avrete sentita di sicuro. Molti di voi magari non avranno mai sentito zubu an, ma sono la stessa cosa, uno con i pezzi, uno con senza. Ho detto uno con senza, uno senza, ok? Togliete il con, lasciate il senza. Senza con, senza, ok? È la terza volta che faccio questo video. Ebbene sì, ragazzi, se non siete ancora iscritti sul mio Instagram, andate sotto e trovate il link American Coffee Travel. Seguitemi lì, guardate le mie storie, perché metto tante cose interessanti, un po' particolari sul Giappone, e vi faccio anche le review di alcune cose che compro, dei prezzi, eccetera, eccetera, e altre cavolate, e me stessa. Quindi continuate a seguirmi lì e ci vediamo nel prossimo video, che sarà riguardante al mio viaggio a Taipei. E se volete votare la bibita e pensate che è una cosa carina, invece sarà subito dopo il video di Taipei. Quindi restate connessi con American Coffee. Iscrivetevi. Caffè e cappuccini. Ciao ciao!